Per dirvi che la nostra storia in Istria e in Dalmazia è una storia e una cultura di 2000 anni, interrotta dal periodo austriaco, ma sotto l'Austria noi abbiamo avuto la nostra lingua, i nostri toponimi, le nostre amministrazioni locali. Questo è un palazzo di Padova e quello è un palazzo di Milano. Siamo nel periodo veneziano. Il veneziano fiorito, il veneziano elegante. Se voi andate in tutta la Dalmazia, se voi andate in tutta l'Istria, voi trovate le testimonianze dell'arte nobile di Venezia. Andiamo avanti. Qui abbiamo Pirano con Tartini, adesso è l'anno dei Tartini e oggi, ha visto a mezzogiorno, Rai 3, hanno suonato il concerto con musiche di Tartini dalla piccola e con le musiche che avevano come titolo la musica dall'abisso di un mio conterraneo che l'hanno fatto vedere perché è vivente, è stato bellissimo, mi sono emozionata che ho pianto stamattina guardando il mio amico al Quirinale nella sala palatina bellissima decorata dove c'è stato questo concerto, c'era il Presidente della Repubblica Mattarella. Andiamo avanti, ecco qua, siamo alla terza guerra di indipendenza, vedete lì c'è l'impero austro-ungarico. Ecco, dopo la terza guerra di indipendenza prendiamo i redentisti. Scoppia la prima guerra mondiale e noi vogliamo le nostre terre. Quello è secondo il patto di Londra, all'Italia, che entrava in guerra con la Francia, l'Inghilterra, la Russia, all'Italia sarebbero stati ridati quei confini, quelle terre, tutta l'Istria, gran parte della Dalmazia, Trentino Alto Adige, però quando dopo la guerra vai avanti, dichiarazione di guerra all'Austria nel 15, entriamo nel 15, vai avanti, mia mamma e mio papà sono stati portati in quei campi, erano uno da una parte e uno dall'altra, erano bambini con i loro genitori, poi sono ritornati a casa dopo la guerra, nelle loro case distrutte, perché c'era l'accampamento dei soldati bosniaci, soldati dell'esercito austro-ungarico che aveva soldati bosniaci, sloveni, croati, italiani, perché eravamo nell'impero con loro. E questa è l'Italia che ci hanno regalato, il confine antico degli Alpi Giulie, la Dalmazia non ce l'hanno più regalata, ci hanno dato scusa. Andiamo avanti. Ecco, questa è la piazza di Rovigno. Appena Rovigno ritorna in Italia nel 22, costruiscono quel bellissimo Piglio della Vittoria, vai avanti che ci si vede meglio. Siete andati mai a Rovigno? No? Andate, sì, lei è andato. È bella Rovigno, bellissima la mia città. Guardate la torre dell'orologio veneziano, di fronte c'è l'Arco dei Balbi. Ieri io ero a Rovigno e quindi ero proprio in questa piazza. Quel Piglio della Vittoria, quel monumento bellissimo, quel basamento in pietra, la Vittoria alata è stato distrutto appena loro sono arrivati nel 1945 e hanno messo le bombe, le mine e oggi c'è questa fontanella. Questo però l'hanno ristrutturato e Leone di San Marco, dall'altra parte c'è l'Arco dei Balbi, di fronte è sempre testimonianza del periodo veneziano. Rovigno è diventata formalmente veneta nel 1200 e dopo arriva il fascismo e dura dal 22 al 43, quelle sono le mie pagelle. Le prime pagelle portano i segni della vittoria e la terza invece dopo l'armistizio. Questo è il adesso il termine. Allora, noi vivevamo in una terra stupenda, bellissima, meravigliosa, avevamo di tutto, c'erano i pescatori, c'erano i contadini, c'erano i fabbri, c'erano i commercianti, nessuno soffriva la fame, tutti avevano di che vivere, noi la nostra fortuna l'avevamo lì, ma a un certo momento siamo costretti a venire via. Perché? E adesso vi spiego perché. La nostra tragedia comincia nel 43 con l'armistizio. L'armistizio segna il punto di non ritorno. Il 43 io lo ricordo bene,
Io lo ricordo bene perché a un certo punto, subito l'armistizio dell'8 settembre, ma era già stato firmato il 3, molto probabilmente Tito, che era il capo partigiano, soldato, l'esercito jugoslavo, cioè, che era è nato, la Jugoslavia è nata come monarchia, l'esercito jugoslavo cede le armi dopo 15 giorni. E allora chi è che combatte contro il nostro esercito regolare? E in Bosco si formano delle, ci sono delle formazioni partigiani, il maresciallo Tito era un comunista, un uomo politico comunista, poi ci sono i cecchici della Serbia che erano monarchici, combattevano per la monarchia, e allora l'esercito nostro è un esercito regolare, questo non è un esercito regolare, è stata una guerra brutta, ma lasciamo, se vogliamo la guerra saremo discorso. Allora, 8 settembre 43, l'esercito jugoslavo è già ai confini della Jugoslavia, Jugoslavia e Italia sono ai confini, passano ai confini e irrompono, approfittando della dissoluzione dell'esercito italiano, del fuggi-fuggi, dell'abbandono delle armi, del fatto che i comandi alti che avevano promesso nel momento in cui stavano trattando l'armistizio, che avrebbero dato delle indicazioni, i comandi non ci sono più, sono fuggiti tutti. Ho letto proprio recentemente un articolo su questo, con questo periodo che non sapevo. E il nostro esercito allo sbando, fuggi, alcuni vengono presi. Mio zio, che è stato mio zio, fratello di mia mamma, stava tornando, voleva venire a Rovigno, ma gli dico non andare a Rovigno, ci sono i pittini. E allora andava a Trieste, è stato preso il Trieste e portato in campo di concentramento. Un altro mio zio, che durante il periodo di occupazione della Dalmazia, l'avevano mandato come direttore didattico in un'isola dalmata, slavofona, perché dal 1920 era Jugoslavia, mio zio era buono, tranquillo, gli hanno detto, ma professore, scampi, vada via, e mio zio è scappato, si è salvato, altrimenti come rappresentante dello Stato italiano sarebbe stato gettato in fuga. Allora noi eravamo Rovigno, io, mia mamma e mio zio, in una bella casa della Rovigno antica, che oggi non ho più, questa ci è stata subito confiscata. Eravamo noi tre perché mio papà era in guerra ed era in Sicilia e mio papà era stato fatto prigioniero degli inglesi. Il 10 luglio del 43 gli inglesi sbarcano in Sicilia. Mio papà era lì con i tedeschi e i tedeschi nella ritirata, quando vedono questo gruppo di soldati, perché i soldati di confine non avevano armi, erano solo di complemento, li vedono e sparano. I nostri alleati di prima dell'8 settembre, sparano a questo gruppo di italiani. Pensate, mio papà fugge con un amico e in un cannetto si salva. I tedeschi sparano ancora e mio papà sente, ai mamma, il suo amico muore e lui sta 24 ore nell'acqua. Poi una famiglia di siciliana lo aiuta, di Paternò mi pare, lo veste e mio papà poi si consegna agli anglo-americani e fa il collaborazionista. Cosa può fare? Povero Cristo, lontano dall'Italia, diviso in due, della famiglia non sa niente, noi non sappiamo niente, lui collabora e tornerà la guerra finita nel 45 e noi siamo lì. E allora mio zio una sera torna a casa disperato. Cosa è successo? I partigiani di Tito sono arrivati in quasi tutte le cittadine importanti dell'Istria. A Trieste, a Fiume e a Pola sono i tedeschi, perché sono arrivati lì, perché hanno capito che noi stavamo tradendoli. Ma nelle cittadine l'Istria sguarnita di qualsiasi difesa, perché tutti i soldati sono scappati. C'è una grande confusione, arrivano poi i tedeschi e allora succede quello che noi chiamiamo il ribaltone e che una storica di sinistra chiama il contropotere. C'è subito un contropotere colpevole degli infoibamenti, subito. Ma quello che ci fa soprattutto male, ma veramente male al cuore, è che, perché sotto il fascismo c'erano fascisti, non fascisti, tiepidi, c'erano anche socialisti comunisti. E certi comunisti di Rovigno indicano agli slavi, perché gli slavi non ci conoscono, però arrivano gli slavi
con un progetto, con un programma, che è il programma subito del 43, perché all'inizio si parlava di Jacquerie, di rivolta popolare. No, non c'è mai stata la rivolta popolare, c'è subito stato un piano ben organizzato da Lozna, che era la polizia segreta di Tito, che già nelle grotte del bosco stava organizzando un piano per conquistare l'Istria, conquistarla e prendersi l'Istria cacciando gli italiani. Allora, questo contropotere cosa significa? Che tutti, la burocrazia italiana, tutti quelli che erano impiegati di Rovigno, tutti mandati via. C'è un contropotere con un potere popolare, con i comitati popolari formati da chi? Da slavi che sono entrati a Rovigno. Ma guardate, gente che si è formata nel bosco, calzata male, vestita peggio, però avevano il berretto rosso sulla fronte. E queste persone cominciano, noi abbiamo paura, non riusciamo a capire quello che sta succedendo. E la paura poi subentra l'angoscia quando cominciano nottetempo, le 2 della notte. Guardate, io c'ero, mio zio c'era, e io quello che dico, dico la verità, perché certa gente pare si inventa e dice cose. Io c'ero e posso testimoniare la paura e tutto quello che è successo. Mio zio viene a casa una sera disperato perché ha ucciso il vigile urbano, suo amico, che si chiamava Abba, lo uccidono, lo buttano, lo gettano in foiba, lo portano via, sparisce. E così come lui, tanti altri rovignesi che io conoscevo, che i miei conoscevano, e posso assicurarvi, signori miei, che era tutta brava gente, gente italiana non compromessa, perché i capi fascisti, quelli che avevano organizzato magari qualche sortita, erano tutti già fuggiti, già avevano avuto, il 3 settembre era l'armistizio, erano andati via tutti. Papà di Norma Cossetto, la giovane studentessa di Visinata d'Istria, mettimela. Ecco, le foibe del 43 vedono anche Santa Domenica di Visinata, 17 maggio 20, da Chignana, nella foiba di Scurani, viene gettata. Avete visto il film Rosso Istria? Ecco. Allora hanno detto, mamma mia che violenza, bene, vi posso assicurare che la violenza vera era ancora più grande. La sofferenza di quella ragazza violentata da 17, poi gettata in fondo. Io, adesso che torno spesso a Rovigno anche con le autorità, con la gente importante, quelli che reggono la comunità italiana in Istria, una volta con tutte queste autorità siamo andati a visitare la folla dove è stata infoibata Norma. Allora c'era la Corriera della Morte che li portava fino a un certo punto, e poi c'era il bosco, e abbiamo fatto la strada che quella sera, violentata, sofferente, Norma Cossetto ha fatto a piedi per essere gettata poi nella folla. Allora vediamo la motivazione della medaglia d'oro che la sorella, io ho parlato assieme alla sorella un giorno, la sorella piangeva mentre parlava perché la sorella è morta di dolore. Ciampi dà la medaglia d'oro al valor civile, la dona alla sorella, con questa motivazione: giovane studentessa italiana catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una folla, luminosa testimonianza di coraggio e amor proprio, 5 ottobre di Lasurani. Noi abbiamo a Padova, nel cortile antico, una stella che ricorda tutti i ragazzi morti per la resistenza, combattendo contro i nazi fascisti in Veneto. In fondo, Concetto Marchesi amava questa ragazza perché era una ragazza meravigliosa, studiava a Padova, ha voluto mettere il nome di Norma Cossetto assieme ai ragazzi partigiani italiani. E la sorella ha sempre detto no, quello non è il suo posto. Noi del comitato abbiamo sempre cercato di avere una nuova targa nel cortile, ce l'hanno data, purtroppo una targa abbastanza.
cose che non ci sono andate bene, non hanno messo il discorso per la, non, adesso non ve la leggo, comunque non hanno fatto quello che era giusto fare. Questa è la famiglia Ava. Dopo un mese di infoibamenti, questo mese vengono infoibate 800 persone, 700 in tutta la Italia, arrivano i tedeschi che ci occupano. Durante l'occupazione tedesca, la figlia e la moglie sono prese, vengono prese perché la moglie aveva fatto i nomi di quelli che erano venuti a prendere il marito e con una sortita dai boschi buttano in foglia, in forma anche, pensate alla violenza, la disumanità, la guerra cosa fa, cosa rende proprio efferati gli uomini, efferatezze e disumanità incredibili. Le foibe sono voragini naturali di terreno carsico, profonde anche 300 metri. Norma Cossetto è stata buttata ancora viva in una foiba di 300 metri, ad andamento molto irregolare, con degli spuntoni di roccia contro cui li mettevano sulle varie in alto, legati col fil di ferro, vabbè, lasciamo stare le modalità veramente disumane, efferate, un modo barbaro. Questo, quando c'erano nei due anni dei tedeschi, le uniche stalle che sono state disumate sono quelle del periodo dei due anni in cui, come voi, qui eravate occupati dai tedeschi, ci sono i tedeschi, allora quella la disumazione, andiamo avanti con gli argani. Ecco, questa è la zona del litorale adriatico che era occupata dai tedeschi. I tedeschi perdono con la campagna di Russia, noi chiediamo l'armistizio e allora le foibe nel 43, ma il brutto doveva arrivare proprio nel 45. È un momento veramente tragico anche per noi di Rovigno, tanti rovignesi, è il momento in cui anche la mia famiglia viene coinvolta. È il 12 maggio del 1945, la guerra è finita, ma per noi comincia una tragedia grande, peggiore della guerra. Il 12 maggio alle 2 della notte, pensate, provate un attimo a immedesimarvi, questo è il mio ricordo, e quando penso a questo, penso a quel povero mio zio, che se n'è stato tanto in silenzio. Non parlavamo di quello che gli era successo. A volte come eravamo da quel silenzio profondo, quel silenzio assordante, quel silenzio rumoroso. Un ragazzo ha fatto una pièce teatrale intitolandola Silenzio rumoroso. Quel silenzio rumoroso che ci aleggiava intorno. Io non sapevo niente. E quando ho scritto il libro, ho commesso l'inizio del libro, poi l'ho trovato nella garage, nella cantina dei nonni, un pacco di scritti di mio zio, delle lettere che lui si era scambiato, un carteggio, e io ho saputo tante cose. E allora questo mio zio ogni volta che ci penso mi fa piangere. Va bene, sono venuti e hanno bussato alla porta alle 2 della notte, l'ora canonica, un sobbalzo improvviso con il cuore in gola e il terrore negli occhi. Due colpi alla porta, alle 2 della notte, l'ora canonica, un sobbalzo improvviso con il cuore in gola e il terrore negli occhi, calvario insopportabile, un momento inspiegabile per chi non ha nulla da nascondere, ma solo da dichiarare la propria italianità. Così era mio zio, era un italiano puro sangue, era un uomo colto, onesto, di specchiata onestà, era economo cassiero all'ospizio marino di Rovigno, l'ospedale Maria Teresa d'Austria, l'Austria aveva, l'Austria all'inizio ci aveva trattati molto bene, aveva costruito la fabbrica tabacchi, l'Ampelea, aveva fatto tante bellissime iniziative anche a livello sociale, poi secondo un periodo quando noi diventiamo irredentisti ci ha trattati male e ha favorito gli slavi e ci ha messo in unione contro gli altri. Va bene, mio zio si consegna, mio zio è una persona che viene sottoposto a un trattamento che lo fa disperare, perché quando torna, quando lo rilascia è proprio disperato, perché l'hanno offeso, la sua integrità morale è stata colpita, era insieme in prigione, l'ho letto nelle lettere, con
pretore, dunque noi pretore, il professore, l'ingegnere, il maresciallo, tutta gente, perché prima di tutto Tito elimina l'elite socio-economica culturale, economica anche, a Zara e Luciardo, perdono tre persone che si sono rifatte una vita a Torreglia, a Zara, erano persone economicamente importanti, i tre vengono gettati in fuga per prendere quello che era la loro distilleria, che era frutto di tanto sacrificio, di tanto lavoro. Vai avanti. Allora, questo del 45 è un periodo ancora più difficile rispetto al 43. È un periodo in cui ho pensato, io ieri sono andata ad ascoltare uno degli ampi che ha fatto, è nata a Pola, ma è l'ampi. L'ampi porta ancora la tesi giustificazionista. Come all'inizio veniva proposta la tesi giustificazionista, che le foibe erano la risposta violenta alle violenze che gli slavi avevano subito durante il ventennio fascista. Questa era la posizione della sinistra, che oggi, posizione che oggi è stata scardinata completamente, stroncata completamente dalla storiografia ufficiale, dalla storiografia accademica, da quegli storici anche di sinistra, onesti intellettualmente, anche dal centro di ricerche storiche di Rovigno, dove lavorano storici croati, la tesi della vendetta, della Jacquerie, della vendetta perché gli slavi avevano subito. Adesso lasciamo perdere il fascismo, mettiamolo da parte, lo studiamo da parte, nessuno nega quello che ha fatto il fascismo nei confronti degli slavi, ma non ha fatto pulizia etnica. Bisogna andare a studiare a parte. Oggi la tesi che viene accettata dalla storiografia ufficiale è quella della annessione, del desiderio di annessione di Tito delle nostre terre, per realizzare la quale bisognava eliminare gli italiani da quelle terre, le quali persone italiane, gente italiana, con il loro peso storico di 2000 anni, perché anche sotto l'altro noi abbiamo coltivato la nostra cultura, di 2000 anni, con il nostro peso storico, culturale, con le nostre capacità, con tutto quello che avevamo realizzato, noi avremmo impedito la slavizzazione di quelle terre. Ma quante volte mi hanno detto, ma perché non sei rimasta nella terra così bella? Non potevamo restare in un paese che improvvisamente ci inventava straniero per lingua, costumi, religione, ideologia, in un regime che ci toglieva le case, ci collettivizzava le campagne, ci nazionalizzava tutto, ci toglieva persino la libertà di sentirci italiani, perché dopo la fine della guerra, con il trattato di pace, quando il trattato viene ratificato, Tito emana la legge sull'opzione. Allora, optare cosa voleva dire? Se optavi per la cittadinanza jugoslava, rimanevi. Se optavi per la cittadinanza italiana, dovevi andare via. Quindi se noi avessimo optato per la cittadinanza jugoslava, saremmo rimasti diventando jugoslavi. Quello che ha fatto il fascismo con le genti, volevano assimilare le genti slave all'Italia, volevano che loro diventassero italiani. Loro hanno voluto mantenere la loro identità e noi per mantenere la nostra identità, la nostra italianità. E perché anche avevamo tanta paura delle foibe, siamo venuti via. E questo è l'esodo, signori, l'esodo assimato. Prima ho detto una domanda, ho fatto una domanda a quello dell'AMPI, AMPI Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Ho detto, ma scusi, lei che ancora accenna al fascismo come motivazione di tutta questa violenza, dico guarda che sbaglia, perché noi popolo non eravamo del regime, noi eravamo gente comune, gente pescatori, contadini, ingegneri, gente italiana, non eravamo colpevoli di niente, noi eravamo la gente italiana di noi.
scuola, eccetera. Ecco, lei che accampa ancora, come giustifica l'uccisione, anzi, guardate, la liquidazione che Tito fa di tutto il movimento partigiano italiano, perché sapete che Togliatti ha mandato i nostri partigiani italiani a combattere con il nono corpus sloveno, con la quarta armata croata, e li ha mandati a combattere. A Rovigno, nella mia cittadina, c'era un certo signor Pino Budicin che ha costituito un battaglione, il battaglione Pino Budicin, il quale non ha mai avuto l'autonomia di combattere col suo nome, ma Tito l'ha buttato dentro nella quarta armata croata, l'ha mescolato e alla fine li ha fatti fuori. Erano due fratelli comunisti della prima ora, i due fratelli Antonio e Pino Budicin. Pino Budicin, che era capo del battaglione, il suo battaglione è sparito, perché? E suo fratello l'hanno accusato di essere un traditore, ha avuto processi. Non vi dico, c'è un libro intero su questo Antonio Budicin, che dopo tanta sofferenza è stato riabilitato dal Partito Comunista Italiano, ma mai era malato ed è morto, non ha neanche usufruito di questa riabilitazione. Perché Tito non voleva avere debiti di riconoscenza contro queste persone, i partigiani italiani, che l'avevano aiutato a combattere contro i nazifascisti, i quali alla fine della guerra, al tavolo, hanno detto: Tito, lo dico con le mie parole, ma noi abbiamo combattuto con te, sì, abbiamo combattuto per cacciare i nazifascisti, ma affrontavamo che queste terre rimanessero italiane. Guardate, qui ho la testimonianza di un mio professore, perché io ho fatto la prima media a Rovigno, era mio professore di scienze. E questo professore era comunista della prima ora, nella sua testimonianza dice: io sono stato allevato con pane, latte, faccia e martello. E quando è arrivato Tito, durante il periodo dell'occupazione tedesca, noi l'abbiamo tanto aiutato, l'abbiamo aiutato facendo i corrieri, però quel periodo, quando noi eravamo che aiutavamo Tito, mai abbiamo pensato, mai, lo dice un comunista della prima ora, mai abbiamo pensato che quelle terre dovessero poi passare alla Jugoslavia. Non vogliamo, volevamo cacciare i nazifascisti, vincere la guerra e poi instaurare il comunismo in cui credevano tanto, credevano nella giustizia sociale. E poi alla fine dice: ci hanno strumentalizzati, ci hanno usati. E lui alla fine, quando Tito si stacca da Stalin, viene mandato a Goli 8, e c'è una sua testimonianza in questo libro, ci chiamavano fascisti, eravamo italiani. C'è una testimonianza di questo mio professore che è strappalacrime, la sofferenza, le umiliazioni, le violenze che ha subito a Goli 8. Sapete cos'è Goli 8? A Goli 8 è un'isola della Dalmazia, un'isola calva si chiama, Goli in italiano, Goli 8 è in croato, penso, perché non c'è vegetazione, lavora e impedisce agli alberi di crescere. Ci sono due strutture nelle quali Tito ha mandato nel 48, per dire l'efferatezza e la volontà di Tito di costituire uno segnale a qualsiasi persona che potesse essere di impedimento alla costruzione del comunismo, nazionale comunismo in Jugoslavia. Questo signore è stato mandato di Ortok per la rieducazione. E tanti giorni monfalconesi, perché siamo nati bene tanti noi, Tito aveva bisogno di gente, tanti giorni monfalconesi sono andati, professore, lei lo sa di Goliot, ha sentito parlare, o forse neanche voi, Goliot, che è quest'isola in cui venivano mandati tutti i comunisti dissenzienti. Tantissimi sono morti, tantissimi sono riusciti a uscirne e hanno tacciuto, non hanno parlato. Il partito li ha fatti tacere. Oggi è venuto fuori anche questo. Ecco, andiamo avanti. Voi dovete capire che l'esodo
Le foibe sono una tragedia grande, grandissima. Ma non ho finito qui, mio zio. Ecco, mia figlia mi dice, mamma, non puoi dire tutto. Non puoi dire. 5 minuti. Mio zio, la prima volta viene imprigionato, poi viene rilasciato, poi viene ripreso dopo una settimana, ai primi di giugno. Allora mia mamma lo trova con le mani nei capelli e dice, ma riesco, scappo sui copi, noi chiamavamo il tempo dei copi, sui copi, no, no Vittorio, consegnati, perché il tuo amico si è sfarcellato, consegnati. Mio zio è andato la seconda volta sapendo, ormai rassegnato, di essere portato a gettare in bomba. L'hanno portato in una villetta dove vendevano quelli proprio da portare in bomba. Cos'era successo? Che il 9 di giugno era ormai la guerra era finita, gli angloamericani e Tito si mettono d'accordo per spartirsi il territorio. Però dovresti mettere la cartina della spartizione del territorio prima dell'esodo e non torno indietro per spartirsi il territorio. D'accordo? 9 giugno 1945, accordo di Belgrado con spartizione del territorio tra angloamericani e Tito. Trieste e Pola, l'enclave di Pola, diventano zona A. A Pola vanno gli inglesi con le navi e Pola è un enclave, cioè è una città che ha una struttura diversa dalla struttura che la circonda. La struttura che la circonda è occupata da Tito. Io Rovigno lo so di Tito. La zona A è dove ci sono gli angloamericani che amministrano provvisoriamente questa zona. Trieste e Pola, e io sono nella zona B. Cosa succede? Che anche Rovigno, anche Parenzo, città costiere, dovevano diventare zona A secondo la clausola, c'erano delle postille, dovevano venire a fare ancoraggi le navi americane e inglesi, anche a Rovigno. Quella terra che Tito aveva già occupato, perché io ero là sotto Tito, nel 45 Tito aveva preso quasi tutta l'Istria, e dopo gli angloamericani gli hanno venduto a Trieste, te ne devi andare, perché Trieste ha avuto 40 anni, 40 giorni difficilissimi, e Tito voleva Trieste, e gli americani gli hanno detto no, a Trieste restiamo noi, e quindi è stato un periodo difficilissimo. Perché hanno preso mio zio? Perché Tito non voleva che quelle terre che erano sue di fatto, voleva che quelle terre poi non diventassero di diritto. E come? Adesso ci mandate via che noi siamo qua. E allora per rabbia, per dispetto, sono andati a prendere ancora un po' di gente proprio per buttarla in folla. Ma questa volta è successo che gli inglesi tanto volevano venire, non interessava molto di noi, non sono venuti. E allora mio zio l'hanno rilasciato. Dopo 3-4 giorni ha accusato dolori allo stomaco e ha detto devo andare a Trieste a fare un controllo perché a Rovigno non c'erano i macchinari per curare lo stomaco. Gli hanno dato un permesso, nel mio libro io ho il permesso. Nel permesso con la stella rossa c'è scritto va a Trieste per 5 giorni, può portare ciabatte e pigiama. 5 giorni, dopo 5 giorni mio zio doveva tornare, invece è rimasto a Trieste e noi a Rovigno, e per 2 anni abbiamo sofferto. Mio papà è tornato nel 45, nell'ottobre del 45 è tornato a Rovigno, noi 3 abbiamo sopportato questi 2 anni difficilissimi, molto difficili, sperando tanto che nel trattato di pace avrebbero considerato il nostro plebiscito, che non ce l'hanno mai dato, e col trattato di pace siamo stati ceduti. Allora, le foibe sono state l'orrore più grande per quelli che veramente hanno scritto, tanti amici miei, hanno avuto il fratello, il cugino, il nonno, ma tutte persone di specchiata onestà e tutte persone per bene, tutti quelli che conosco io. Ci sarà stato sì qualche fascista cattivo che è stato gettato in foiba, ma non era quella la regola, era la regola eliminare più italiani possibili. L'ha detto Gilas, il braccio destro di Tito. L'esodo è stato una cosa tremenda. L'esodo per noi è stato, adesso lo faccio velocemente, perché allora l'esodo è stato lo sradicamento completo di una comunità. È stato un tessuto sociale lacerato
e mai più ricomposto. È stato un paese svuotato della sua essenza e della sua identità. Pensate alle mie amiche che adesso io ho ritrovato, perché adesso le dono, che si sono trovate vicini di casa che non conoscevano, che parlavano un'altra lingua, che avevano altri costumi. Improvvisamente noi per il 90% sono andate via da Rovigno e il 90% delle persone straniere, croati, serbi, montenegrini, macedoni, sono venuti a Rovigno. E le nostre persone italiane, i nostri amici italiani si sono sentiti stranieri in patria, come noi ci siamo sentiti anche stranieri in patria, perché l'accoglienza all'inizio non è stata per niente buona. Allora lì esuli sono stati tanti, già nel 43 è fuggita tanta gente, mio zio è fuggito nel 45, l'esodo massiccio è stato nel 47 e poi l'esodo con uno stilicidio continuo è durato fino al 54. Allora, vi ho detto prima che non poteva restare, ma fuggire significava sconfessare la loro ideologia. Per i comunisti italiani è stato un affronto e ci hanno fatto passare per tutti i fascisti. Ci chiamavano i fascisti, eravamo italiani. Quando le navi italiane arrivavano al porto di Ancona e al porto di Venezia, la nave di Toscana, allora voi, gli ho detto che a Pola c'erano gli inglesi, che per due anni hanno salvato i polesi dalle angherie di Tito. Quando i polesani hanno capito che non c'era più nulla da fare, soprattutto dopo la strage di Vergarolla, se qualcuno di voi ha sentito stamattina, ha sentito il concerto, durante il concerto c'era un'attrice che ha letto quello che Simone Cristicchi, il cantautore italiano che ha realizzato il musical civile Magazzino 18, dal Magazzino 18 è stato tratto quello che ha scritto Cristicchi su Vergarolla, ed era da strappare le lacrime. Vergarolla era una spiaggia, e una spiaggia di Pola, dove il 18 di agosto del 1946, quindi poco prima del trattato di pace, quando già Pola, dove c'erano gli inglesi, sapeva che non c'era più niente da fare, hanno fatto una gara di nuoto, di canottaggio, intitolata La Pietas Iulia, che era l'antico nome di Pola, perché Pola è città romana, Pietas Iulia, per avanzare, per far vedere l'italianità di quelle terre che non dovevano essere date alla Jugoslavia. E allora questi ragazzi, c'erano bambini, c'erano adulti, ma soprattutto bambini, e nell'angolo, in un angolo di questa spiaggia, c'erano delle bombe dalle quali era stata tolta la miccia, dei siluri dai quali era stata tolta la miccia in quei due anni in cui erano rimasti gli anglo-americani. I bambini andavano a carrozzoni su quelle mine. Improvvisamente, mentre tutti i bambini erano lì che facevano le gare con le barche, anche le barche, un rumore assordante, erano esplose quelle mine che qualcuno aveva innescato. Era il 1846, i polesani erano ancora lì, ma tanti, soprattutto uomini di cultura, avevano detto: ma anche perché c'erano gli inglesi ancora, ma perché dobbiamo andare via? Ma stiamo qui, vuoi vedere che Tito adesso ormai non c'è più la guerra, ormai il 45 è finito, siamo nel 46, di Tito non avrà, Tito non avrà il coraggio di ucciderci tutti. E invece scoppia questa bomba che fa sparire tutti i polesi, il 95% dei cittadini di Pola
si imbarcano sulla nave. Pola chiama in aiuto l'Italia. Noi non potevamo chiamare l'aiuto in Italia, eravamo sotto Tito. Pola chiama in aiuto l'Italia e l'Italia accorre con la nave Toscana, che fa 10 viaggi e in 2 mesi, naturalmente rigorosamente per mare, perché tutto l'interno è sotto Tito, e i polesi si imbarcano e sbarcano nei porti di Venezia e di Ancona. Quando sbarcano, io ho tanti amici di Pola che erano su Toscana, e la bambina che è sulla nave, che guarda il porto che si sta avvicinando con la nonna. Voi, quando vedete certe immagini dell'esodo, voi dovete capire che quello è solo l'esodo da Pola, perché solo Pola è stato fotografato, perché c'erano gli inglesi. Noi siamo venuti che tichella via, io sono venuta lì una giornata col treno da sola con mia mamma e mio papà, loro sono venuti in massa, e quando arrivano al porto di Venezia la bambina dice: nonna, nonna, guarda, ci vengono a salutare, le mani che si alzano, e dice: ci vengono a salutare quando si avvicinano. Guardate, no, guardate, è vero, anche Stefano Zeghi, conoscete Stefano Zeghi, l'opinionista, il professore che ha scritto quando ci batteva proprio il cuore su Pola, quando erano scesi anche per Fiume, su Fiume, e il fuoco, l'amore del fuoco della guerra, 3 romanzi ambientati, uno a Pola, uno a Fiume, uno a Zara. Questo professore era bambino e si ricorda che era lì col papà, e a un certo momento sente urlare. Cosa urlavano? Sporchi, fascisti, tornatevene a casa, sputi e improperi. Perché? Perché purtroppo ci avevano fatto passare per fascisti. Se adesso li leggessimo, non ho tempo, quello che è stato scritto su di noi, i banditi giuliani che venivano a intasare le strade italiane, che dovevamo essere puniti per quello, per puniti che cosa? Per essere italiani? Per venire via dal paradiso titino? Siccome venivamo via dal paradiso titino, siamo stati chiamati fascisti. Eravamo italiani, ci chiamavano fascisti. Questo libro è stato scritto da Jean Bernas, che è un giovane polacco che, non era al liceo a Roma, ha sentito parlare del periodo difficile, e ha chiesto alla sua professoressa: professoressa, ma cosa sono le foibe? Ah, tutti fascisti. Allora lui ha detto: ha cercato, ha studiato, si è dato da fare, e assieme, questo è proprio lui da solo, assieme a Testichi ha fatto il Battaglino 18, questo è scritto da lui, ma c'è la prefazione di Veltroni, bellissima, che adesso non mi leggo perché perderei troppo tempo, e ecco, allora... cosa stavo dicendo? Questa gente è stata accolta male, perché fuggire voleva dire lasciare il paradiso titino, che noi non volevamo più, ma non volevamo più la dittatura, non volevamo più vivere in un paese dove eravamo trattati male. E allora qui siamo stati accolti con diffidenza, con indifferenza, anche con ignoranza. Non sto a dire un episodio che è successo a me, perché sarebbe troppo. E l'accoglienza non è stata delle migliori qui dall'Italia. E adesso c'è a Bologna una targa che è proprio ipocrita. Il treno della gente che sbarcava a Venezia, che si entrava poi nel treno per andare in Liguria, nei campi profughi in Liguria, fermatasi a Verona, fu accolto dai ferrovieri di sinistra con sporchi fascisti, tornate bene a casa, e il latte che la Pontificia Opera di Assistenza, è vero, sapete, questo non è una bugia, avevano minacciato lo sciopero dei treni se il treno dei fascisti si fermava a Bologna, e hanno buttato per terra il latte per i bambini che la Pontificia Opera di Assistenza aveva preparato per i bambini. E oggi alla stazione di Bologna c'è una targa un po' ipocrita, perché dice che dopo il primo momento in cui noi, dopo li abbiamo accolti. Non è vero,
li hanno proprio cacciati. L'ipocrisia non va bene, l'ipocrisia. E allora il momento più brutto anche è stato per noi, sono stati i campi profughi. E questa mattina hanno parlato anche dei campi profughi, la Bruni ha parlato di come si trovava questi squalidi in ospitali dove tanta gente è rimasta anche 16 anni. Ebbene, ci chiamavano fascisti, eravamo italiani. E sapete cosa ha detto di noi? Il grande giornalista Indro Montanelli ha detto: bisognerebbe chiamare al Quirinale una rappresentanza di esuli e chiedere loro perdono per averli chiamati fascisti. E dire agli italiani che gli italiani migliori, per discrezione, dignità, coraggio, forza, sono quei fascisti lì. Che Dio ce li conservi. Toccare con mano la sofferenza, il dolore, ma anche la bellezza di questi ricordi struggenti. Dopo tanti anni non possiamo restituire ai amici Giuliano Dalmati le loro case, neanche i loro ricordi, le loro chiese. Questo non possiamo restituirglielo, ma possiamo restituire la verità dei fatti, farli sentire di nuovo vivi, perché effettivamente quando sono arrivati in Italia hanno subito, dopo le violenze fisiche del regime comunista titino jugoslavo, hanno subito anche le violenze ideologiche italiane, quando ancora era vivo la lotta che c'è stata anche qua in Italia. E non è di nessuna consolazione, anzi un ulteriore dolore, peraltro sapere che la Jugoslavia ha pagato caro, una sorta di palingenesi della storia. Sappiamo come è finito questo sogno faslavo di Tito, con nuovi eccidi, nuovi massacri, perché quando si innesta il demone della pulizia etnica, della purezza etnica, la fine è sempre la stessa. E qui occorre sapere la storia, perché è capitato da noi, è capitato in Istria, ma è capitato ovunque, sta capitando anche oggi. Uno dei casi più recenti è quella dei... sono lontani, quindi ci emoziona di meno, ma l'umanità è una. I Rohingya in Birmania, quanti ne sono morti, quanto stanno soffrendo, cacciati a pedate dalle loro case. E ancora, queste cose non possono più succedere, eh? Eliminiamo la giornata della memoria e del ricordo. Magari potessimo, magari venisse il giorno in cui non dovremmo più celebrare alcuna giornata della memoria e del ricordo, perché quella memoria e quel ricordo sono talmente radicati in noi che non c'è bisogno di risvegliare, perché sono già sempre presenti. Ma sappiamo cosa è successo negli anni 90, non soltanto in Bosnia, Erzegovina, ma ad esempio in Ruanda, dove anche lì il mito, l'idea di una pulizia etnica, in poche settimane 800.000 morti fra due etnie africane. Potremmo andare avanti, pagine dimenticate di storia che sono di una crudeltà efferata. A me piace ricordare, qui smetto subito, quello che accade negli Stati Uniti d'America alla metà dell'Ottocento, quando sappiamo c'è stato questo vero e proprio genocidio delle popolazioni native. Ma sono quegli episodi che non sono stati neppure narrati da Hollywood. Io continuo a parlare sperando che qualche grande regista, la tristemente famosa pista delle lacrime, ne avete mai sentito parlare? Gli indiani mica erano tutti con l'anello al naso a dare calcio al bisonte o a vivere nelle tende. C'erano le famose tribù civilizzate, erano 4-5 tribù, la più famosa erano i Cherokee, cioè i Choctaw, e abitavano stanziati nel sud-est degli Stati Uniti, in Alabama se non ricordo male, e si erano civilizzati tra virgolette, avevano paesi, banche, tipografie, avevano un loro studioso, aveva tradotto nell'alfabeto in caratteri latini l'alfabeto, avevano un quotidiano, avevano gli avvocati e vivevano esattamente come i bianchi, ma non erano bianchi. E a poco, nel giro di 7 anni, furono avviati verso l'Oklahoma a piedi, in inverno, senza viveri, senza coperte. Il 25% morì durante la pista, i cadaveri venivano abbandonati. Vi ricorda niente? Ricordate Antonia Slan quando è venuta a parlarci 4 mesi, 3 mesi fa della tragedia degli armeni? Trovate delle cose simili? A quanto pare gli uomini, chissà quando hanno imparato queste cose. La memoria e il ricordo servono a questo, a vegliare affinché non avvenga. L'ultima cosa, mi viene in mente Flavio
che è una singolare coincidenza che Franca Dal Pas sia venuta qui a parlare proprio a Borso del Grappa. Che cosa accadeva negli stessi anni, negli stessi giorni, qui a Borso del Grappa? Era un altro tipo di violenza con altri colori. Per me la violenza non ha colori, è nera, rosso sangue, se volete. Nello stesso momento accadevano degli eccidi, mezzo paese veniva bruciato e anche qui la gente veniva privata della casa, degli affetti, della memoria, per colpirla, perché Monte Grappa era la sede delle più importanti formazioni partigiane del Veneto. Come disse il professor Hoppocker, che lei certamente riconoscerà, la pagina più triste, più cupa, più violenta della guerra partigiana fu qui, di sotto, su questa montagna. E Borso del Grappa, a Borso venivano i partigiani della più importante formazione, delle quattro formazioni che erano a distanza a Campo Croce, che è una località a 1000 metri di altezza, proprio qui sopra. Ebbene, fu Borso del Grappa ha dato un maggior numero di morti, giovani morti partigiani, di impiccati a Bassano, ma io voglio ricordarvi soltanto questo signore. Sono cose che ho scoperto venendo a abitare qui, ma ed è ridicolo, cioè, che se proprio io l'ultimo iscritto alla famiglia nell'anagrafe di Borso a parlare a voi che lo sapete bene, ma lo racconto per la professoressa Dal Pas. Vede quella, forse dietro la bandiera si vede, Don Giuseppe Giacomelli. Don Giuseppe Giacomelli era nato nel 15 qui a Borso, è diventato prete diocesi di Padova e nell'aprile del 45 era vice parroco cappellano a Santa Giustina in Colle, paese che lei certo conosce. La guerra era finita, i tedeschi erano in ritirata, ma i partigiani erano inattivi perché disturbavano questa ritirata. Un gruppo di loro fu fatto prigioniero e si stava procedendo sul sagrato della chiesa alla decimazione, alla fucilazione di gran parte di loro. E Don Giuseppe Giacomelli, prete di trentenne, faceva il prete fino in fondo e chiese di poter officiare il rito in articoli morti, la soluzione che si dà ai condannati a morte. Il comandante tedesco doveva essere l'SS, perché la Wehrmacht non avrebbe agito così probabilmente, e glielo proibì. E Don Giuseppe Giacomelli, come sempre capita, è un fenomeno di tortura. A chi devo essere fedele? All'ordine di chi mi minaccia o a mio dovere di prete? Qualcuno di voi può dire: senti, pazienza, la soluzione la dà il Padre Eterno, stai zitto, salva la pelle. Invece Don Giuseppe ugualmente ha dato la soluzione, ha cominciato a dare la soluzione a questi giovani partigiani. L'ufficiale tedesco ha sparato 5 colpi in testa, poi non contento si è accanito con gli scarponi chiodati sul volto di Don Giuseppe, che è rimasto sfigurato. Assisteva alla scena il parroco di 75 anni che di colpi se ne prese solo 4 in bocca. Questo è accaduto, è un figlio nostro, figlio di una violenza che, ripeto, non ha colore. Perché se cominciamo oggi, la cosa più orribile, mi è capitato di scriverla più volte sul mio giornale, la cosa più insopportabile è utilizzare i morti, i cadaveri, che non hanno colore, sono morti tutti uguali al cospetto di Dio per chi crede e alla terra per chi non crede, utilizzarli per prendere voti per le proprie finalità politiche e ideologiche. Questo è inaccettabile da una parte e dall'altra. I morti sono morti, la violenza è violenza, hanno avuto delle motivazioni ideologiche, o riusciamo a avere l'intelligenza di fare un passo in avanti, oppure ci condanniamo a ripercorrere e vivere questa storia. Chi verrà cacciato la prossima volta? E chi si verrà portato via dalla casa? E chi vedrà i propri figli morire? Le domande a professoressa Dal Pas, che ringraziamo ancora una volta, perché io mi sono commosso, non so voi, ma era impossibile restare indifferenti a questa testimonianza che è corsa in maniera molto sapiente sul filo fra la rievocazione storica e il rigore della storia, ma anche il calore della memoria viva della testimonianza.